State ascoltando London One Radio, la radio italiana in UK, la vostra amica radio. Buon pomeriggio e bentornati con un'altra puntata di Storie di Italiani in UK e nel mondo. Bene, ai microfoni Rosita Dag per scoprire tante novità che coinvolgono i nostri connazionali all'estero. E pensate che dal 27 al 30 di luglio c'è la London Art Biennale. Avete pensato magari alla Biennale di Venezia? Ecco, una cosa un po' più ridotta a Londra, tutto sul mondo dell'arte. E avverrà al Chelsea Old Town Hall. E pensate che ci sono veramente tante opere d'arte di artisti provenienti da tutto il mondo, tra questi diversi italiani. E qui con noi in diretta telefonica Luigi Gallo. Ciao Luigi! Buonasera, grazie mille, bellissima introduzione a tutti i teleascoltatori. Allora, Luigi Gallo, sicuramente per chi abita in Italia o visitato l'Italia, ma soprattutto Napoli e non solo, anche New York, avrà riconosciuto le sue opere d'arte, graffiti, ma anche copertine di libri. E questa volta però arriva a Londra perché verrà esibita la sua opera d'arte Inside Magic alla London Art Biennale. Di che cosa si tratta, Luigi? Esattamente. Allora, è praticamente un'opera fatta in arte digitale. Ah! Fatta in arte digitale, però poi stampata con un metodo assolutamente classico della stampa. Quindi è un po' il digitale che incontra il classico. È un mix, diciamo, dei tempi. Bello, quindi la tecnologia che incontra l'arte di fare l'arte, scusami il gioco di parole. Sì, l'arte, quella la classica. Classica. Diciamo, la classicità della stampa. Quindi è un'arte digitale che però ha un occhio verso il passato. Un po' in questi tempi, no, che si sentono tutte queste opere digitali, che ci vogliono schermi, tutte queste cose qui. Invece no, è qualcosa fatto con la tecnologia, fatto con il digitale, però che allo stesso tempo non perde quel romanticismo classico. Bello. Ascolta, ma tu quando ti sei avvicinato a questo tipo di fare arte? E da una tua considerazione, spaventa un po' questa tecnologia nel mondo dell'arte? No, spaventare no, perché poi alla fine i tempi vanno avanti, un po' come spaventava la fotografia quando arrivò nel 1900. Bravo! Non è stato altro che un'evoluzione dell'arte, no? Perché lì dove si rappresentava la realtà, sì, grazie a questa trasformazione gli artisti hanno iniziato a rappresentare la parte introspettiva, quindi è stata anche un'arte più sentimentale quella che si è evoluta. Quindi paura no. Però è chiaro che è sempre bello restare anche un po' romantici, è chiaro che è sempre bello, perché poi nel caso della stampa si coinvolge anche una collaborazione, no? Certo. Con le tipografie, quindi è bello che non si perda la rete, quella là umana più che quella digitale. Per quanto riguarda il mio percorso, sì. Prego. No, è curioso sapere perché tu sei giovanissimo, no? Io immagino che hai iniziato questa tua carriera da piccolo, la prima volta che... Quando? 13? 16 anni, vabbè, comunque hai fatto un growing up così velocissimo, nel senso che... Yeah. Appena iniziato a disegnare, a fare le tue illustrazioni, hai notato subito questo tuo talento? Sì, guarda, è iniziato praticamente per gioco, perché poi non ho mai saputo di avere o meno talento. Però è iniziato per gioco, dove praticamente all'età di 16 anni iniziavo a realizzare queste opere, questi disegni in digitale, fino a quando poi dopo scuola, un po' indeciso su quello che fare, presi queste opere e le iniziai a pubblicare sui vari social, soprattutto Twitter. E da Twitter mi dotò proprio un ragazzo che aveva un blog creativo a Manchester. No! Sempre il concetto dell'Inghilterra. Ma da allora non hai pensato magari di trasferirti in Gran Bretagna, avere diversi tipi di opportunità? Perché comunque qui l'arte è protagonista. Se tu ti giri per Londra o anche Manchester, cioè c'è sempre un'opera d'arte. Manchester, Liverpool. Sì, allora, più che trasferirmi, ho avuto la fortuna che poi durante questi anni, almeno una volta all'anno, minimo, mi ci ritrovavo in Inghilterra, soprattutto a Londra.
Quindi praticamente, per fortuna, il mio lavoro evolvendosi mi ha portato sì. tantissimo a viaggiare, quasi a diventare un nomade digitale per certi versi. Incredibile. E di conseguenza l'Inghilterra è sempre stata quasi protagonista, quindi più che trasferirmi c'è sempre stata, sai, questa idea che io prima o poi ci torno durante l'anno. Quindi, hai capito? Sei comodo. È che non ne sento la mancanza. Infatti. Perché ci tornerò. Il lavoro ti chiama e questa volta ti ha chiamato nel 2023 ad una incredibile exhibition che è la London Art Biennale. Come è avvenuto questo? Sei tu che hai fatto domanda oppure ti hanno chiamato direttamente loro? Come funziona? No, funziona che praticamente è una partecipazione dove ci sono migliaia di artisti di tutto il mondo e è un pomeriggio. Trovai praticamente questa inserzione e dissi vabbè partecipo e inviai queste mail con queste sì. mie tre opere. E però non immaginavo, perché sai, vedendo migliaia, veramente migliaia di partecipanti dalla Cina, dall'Australia, dall'America, tutto il mondo, uno dice vabbè ci provo, quindi allegai il mio portfolio artistico e allegai queste mie tre opere. E fino a quando poi ad un certo punto mi contattarono e mi dissero guarda che praticamente sei tra i pochi artisti che sono stati selezionati a partecipare. No, bellissimo. È stato bello, poi è stato bello anche dopo, perché poi è uscita questa lista di artisti e mi sono ritrovato che mi hanno contattato artisti dall'Australia, dalla Cina, scambiandoci complimenti, no? Perché ci sono altri artisti che parteciperanno, mi hanno contattato per farmi complimenti. Quindi si crea questa amicizia, questa community di artisti ed è bello perché così sei in contatto con persone di altre nazionalità, quindi c'è un vero e proprio scambio culturale. Sì, 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 è quella poi la cosa più bella, poi soprattutto in una vetrina come Londra, che forse è una delle capitali più multietniche al mondo, quindi... Ma scherzi, poi Chelsea. Esatto. Chelsea è sulla King's Road, quindi comunque anche direi una strada importante. Certo, soprattutto la chiamano la strada posh, no? Di questi inglesi di un certo stato sociale molto molto avanzato, ecco. Quindi veramente comunque tutti possono andare. Tra l'altro l'accesso è gratuito, quindi per chi ci stesse ascoltando sicuramente potete vedere le opere d'arte, l'opera d'arte di Luigi dal 27 al 30. Il 26 invece c'è l'inaugurazione ufficiale con persone che sono invitate in modo ecco privato e poi ci siete voi. Gli artisti. Sì, esattamente. Chi vuole può venire alle date che hai detto tu. E poi c'è questa cerimonia il 26 dove praticamente parteciperanno anche delle istituzioni, sicuramente gran parte della giunta comunale di Chelsea e Kensington. Esatto. E poi c'è anche il sindaco del borough, no? Del comune di Chelsea. Quindi comunque avrai l'opportunità di conoscere tantissime persone locali di Londra e poi si potrà addirittura vincere. C'è un premio, addirittura credo che ci siano in palio 5.000 sterline. Sì, esattamente. C'è questo premio in palio che vabbè, uno già è felice di essere lì, poi se addirittura dovesse capitare... Ancora, sì, infatti, meglio così. Magari, dai, sarei in quel caso uno dei vincitori, tra l'altro poi italiano, che porta il Made in Italy nel mondo, in Gran Bretagna, quindi di questo siamo veramente fieri. E poi ci sono anche comunque i tuoi colleghi italiani che vi parteciperanno, ho letto alcuni nomi, quindi avrai modo comunque di sentirti a casa. Sì, vabbè, per fortuna poi noi non manchiamo mai, più di qualcuno ovunque nel mondo. Quello è vero, quindi Inside Magic lo troverete all'interno della Chelsea Old Town Hall di Londra dal 27 al 30 luglio. E non so, tu sarai per tutta quella settimana lì? Magari possiamo incontrarti, il pubblico che è italiano ti potrà incontrare? Sì, assolutamente, penso gran parte dei giorni sarò lì. Escluso forse magari qualche giorno, però gran parte del tempo sarò lì all'esposizione. Bene, allora ci vediamo lì Luigi, magari anche con i nostri ascoltatori che verranno a fare il tifo per te, grazie. Assolutamente, grazie mille, gentilissimi. Ciao Luigi, a presto, in bocca al lupo. Grazie.
E questa è l'Italia che ci piace, in questo caso una storia di un italiano, quella di Luigi Gallo, che è vero, è radicato nella sua Napoli, perché come avete potuto capire anche dall'accento è campano, però lui con la sua arte viaggia, e in tutto il mondo Luigi con le sue opere d'arte, incredibile. Queste sono le storie che ci piacciono ascoltare su London One Radio. Se vi è piaciuta questa puntata di Storie di Italiani in UK, la potete riascoltare sulla nostra app, addirittura se voi digitate Storie di Italiani in UK, London One Radio, sul vostro googleate e trovate il podcast con tutti gli episodi. Mi dicono anche su Spotify, magari per chi fosse interessato e curioso di conoscere tutte le altre storie che sono state protagoniste ai microfoni di London One Radio, la vostra amica radio. State ascoltando London One Radio, la radio italiana in UK, la vostra amica radio.